si, je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Da Amsterdam, e il programma di questa sera è, questa sera incontreremo la senatrice Franca Rame, è un programma insieme a Fabio Greggio dall'Italia. Io vorrei subito farvi ascoltare la prima parte dell'intervista con Franca Rame, registrata purtroppo in condizioni un po' difficili, ma la seconda parte in ogni caso sarà ascoltabile. Ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Franca Rame. Pronto? Sì, ci sono. Sì. Buongiorno, signora Rame, la sentiamo? C'è? Ci sente? Sì, sono qua. Buongiorno. Beh, intanto grazie tantissimo che siamo riusciti a metterci in collegamento con lei, ringrazio anche Fabio per questo. E sì, siamo un po' in condizioni un po' disagiate, forse la disturbiamo anche in sì. questo viaggio, però possiamo farle qualche domanda? Sì, prego. Sì. Fabio, a te l'onore. Sì. Allora, senti Franca, innanzitutto voglio ringraziare gli ascoltatori che nel nostro canale YouTube visionano i nostri video, che sono poi queste nostre interviste che vanno sul canale Libera la Radio di YouTube. Ciao Franca. Allora Franca, senti, una domanda io penso obbligatoria, però la voglio fare in questo modo. Nel momento in cui tu hai visto tutto quello che è successo in Parlamento con Sputi, con l'opposizione in piedi a urlare cose che io non voglio ripetere, qual è la tua sensazione? Cioè, questo paese c'è ancora, non c'è più? Dove stiamo veramente andando? Non abbiamo superato veramente il limite? Ecco, questa è la mia prima domanda, che penso sia obbligatoria. Sì, devo dire che più di una volta il Senato, perché sottolineo sempre con la voce il Senato, non è la prima volta che il Senato si tramuta in una gazzarra vergognosa, disgustosa, imbarazzante, perché evidentemente i senatori si sono dimenticati di essere la quarta carica dello Stato, si sono dimenticati di occupare un posto altissimo e di responsabilità, che non solo deve essere di responsabilità, ma anche di esempio per i cittadini. Quando vengono le scuole ad assistere alle nostre riunioni, ai nostri dibattiti, guardo sempre che i ragazzi, dopo un po' vedo che vanno via disgustati, perché diamo un esempio veramente da neanche da paese del terzo mondo, da poveretti, non trovo nemmeno le parole che possono esprimere il disgusto e l'amarezza che ho provato in questi mesi. Sì. Posso fare io una domanda? Noi abbiamo sentito dalla viva voce dell'onorevole Antonio Razzi, che ha dichiarato pubblicamente in un'intervista alla televisione svizzera che gli sono stati offerti 200.000 euro per passare all'opposizione. Ora io mi chiedo, è possibile chiedere un'inchiesta parlamentare? Mi sente? Mi sente? Un attimo, non ho capito. Ah, allora ripeto la domanda. L'onorevole Razzi ha dichiarato pubblicamente alla televisione svizzera, di che gruppo? È di Italia dei Valori, è deputato alla Camera di Italia dei Valori. Sì. Ha dichiarato sì, espressamente che gli hanno offerto 200.000 euro per passare all'opposizione.
per abbandonare, sì. Quindi io mi chiedo, è possibile chiedere una inchiesta parlamentare sul fenomeno della corruzione di questo tipo, in cui potrebbero aversi nomi e cognomi dei corruttori? Sì, ma è capitato anche di peggio. Avevo senatori, ho offerto dalla parte di Berlusconi, mi sembrano pochi 200.000 euro. Beh, ma possiamo chiedere un'inchiesta a noi cittadini? Si sente molto male, se lei mi parla sopra io purtroppo non so se mi sentite. Allora, sono stati offerti a senatori dell'Unione molto più di 200.000 euro, sono stati offerti 2, 3, 5 milioni, 200.000 euro sono veramente molto pochi. Si vede che il deputato in questione, non so, non l'ho sentito dire, soltanto la giustizia, ma in Italia questo non si è saputo. Dunque Franca, tutto quello che mi stai dicendo è sconcertante, io non resto agghiacciato da tutto quello che sto ascoltando in questi giorni. La seconda domanda che ti faccio è questa: ora il governo Prodi è caduto, il futuro è incerto, e la domanda che però anche molti di destra cominciano a chiedersi: questo paese reggerà ad un Berlusconi 3, a questo terzo tentativo di arricchire tutti gli italiani e di detassare tutti gli italiani? Cioè, questo paese è in grado di sopportare 5 anni di un giro di 8 volante nuovo sulle toghe rosse, sulla magistratura rossa, su riforme della giustizia, quando il paese invece ha bisogno di riforme molto forti per rimettere in piedi l'economia, per rimettere in piedi la fiducia degli italiani riguardo alla politica? Allora, io devo tornare per forza di cose un attimo indietro. Il fatto del ritorno di Berlusconi lo teniamo in finale. Il problema grosso, a mio avviso, è che Prodi non ha avuto il coraggio di, a reti unificate, di dire tutto quello che è avvenuto nelle stanze di Palazzo Chigi. Perché per me Prodi è stato gli arresti domiciliari per la bellezza di 19 mesi, arresti domiciliari nel Palazzo Dorato. Perché? Perché l'Unione è composta da 15 partiti, 15 ideologie, e cosa ci può fare l'Udeur con la rifondazione? Cosa c'entra la Margherita con i comunisti italiani, con i DS? Cioè, 15 teste, 15 ideologie e 15 domande, perché tutti hanno chiesto. Questo uomo è stato incatenato. Uno non può presentare 280 pagine di riforme e di quello che vuol fare, i cambiamenti che vuol fare nel paese, e poi mettono in pratica un decimo. O è pazzo o non gliel'hanno permesso. Io l'ho pubblicato sulla Repubblica e lo trovate anche sul mio blog francarane.it. Ho pubblicato una lettera, la lettera mia di dimissione, che è importante che la leggiate, la conosciate e la trovate sul mio blog. Due, questa lettera inviata, una lettera aperta ai giornali, mi sono pagati questi spazi, perché io non ho avuto assolutamente visibilità né in televisione, quello ho scelto io di non andare in televisione, non ho avuto visibilità sulla stampa, è come se io non fossi passata per il Senato, ma non fa niente, non è importante, non ho nemmeno cercato la visibilità. Il problema è questo, che Prodi avrebbe dovuto dire agli italiani: signori, io ho promesso questo, di fatto non sono in grado di mantenerlo. Per esempio, conflitto di interessi, per esempio, le leggi persona. Allora, Prodi, perché non ha fatto tutto questo? Perché? Per quale? Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat.